Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway, vi lascio il video del giveaway tra le schede giù nell'info box se volete partecipare, sarà aperto fino al 10 di gennaio. Ma adesso passiamo a questo video che è un video dedicato al Natale, infatti vi mostrerò alcune decorazioni natalizie che ho comprato in questi giorni per addobbare casa, oltre all'albero, alle lucine, e poche altre cose che non vi mostrerò, però intanto ho preso anche queste lucine qua da Tiger, l'ho pagate tipo 4 euro, sono molto carine. Adorando, intanto all'IKEA ho acquistato questo mini abetino finto con anche il vaso, non erano insieme, l'abete si presenta così, il vaso così, e niente, l'ho acquistato perché mi faceva simpatia e piace tanto anche al gatto, infatti si sta avvicinando. Ehi! Ah, comunque, questo qua che costava tipo 1,50 euro, 2 euro, una cifra del genere. Sempre all'IKEA ho acquistato questa, che è una scatola in latta con all'interno delle lucine. Ogni tanto devo tirare le palline al gatto. C'è appunto una fila di lucine con le pile, e le lucine sono così. Di carta con il cuoricino, c'erano bianche e rosse e io l'ho prese bianche, ma ho intenzione di metterle in camera, di lasciarle in camera tutto l'anno, magari sopra il letto, insomma ora vedrò un attimo il posto, però non l'ho acquistate per il Natale. Passando invece da Tiger, ho acquistato questo piattino che costava veramente pochissimo e l'ho acquistato in realtà per la mia gattina, per fare l'apparecchiatura natalizia anche a lei a Natale, e quindi ho preso questo piattino qua per lei. Comunque c'erano tutte tazzine, teiere, piattini, c'era un po' di tutto. E anche da Tiger ho acquistato per utilizzare, magari da utilizzare come sfondo per le foto, queste ghiandine finte che le ho trovate veramente molto carine, costavano poco e le ho acquistate, quindi sono carine, un po' per addobbare casa, ma io in realtà penso di utilizzarle come sfondo, insomma, per abbellire le foto su Instagram. Da Lidl ho acquistato queste palline in vetro, c'erano vari colori, io ho acquistato queste. Oggi credo di fare un secondo round alla Lidl, se ci vado e compro qualcosa, casomai aggiungo una clip in questo video. Comunque le palline erano queste, costavano poco ma non ricordo il prezzo e le ho acquistate. Poi ho acquistato queste decorazioni a un euro in feltro, ci sono i fiocchi di neve, le stelline, le renne, e queste sono da applicare, da attaccare, io pensavo di attaccarlo alla finestra. Poi da Imai, che è un negozio dei cinesi, ho acquistato queste palline qua, anche queste a 1 euro. Lo apro, allora praticamente sono delle renne in legno con scritto Christmas, e mi piacevano, costavano 1 euro, le ho acquistate. Più che altro queste il gatto non riesce a romperle, che è una cosa ottima. Sempre da Imai ho acquistato questo, che al di là della candela, che ora ci ho buttato questa qua ma non è neanche della misura giusta, ho acquistato questo qua che ha un portacandele natalizio, e pensavo, per ora ce l'ho nell'ingresso, però pensavo che a una cena di Natale o a un pranzo di Natale che farò qua in casa, di utilizzarlo come centrotavola. Tra l'altro questo, che l'ho pagato tipo 2 euro, l'ho trovato preciso, identico, anche con il solito cartellino alla coin, e ne costava tipo 25, quindi se avete intenzione di comprarlo e l'avete visto alla coin, vi consiglio di fare un giro ai cinesi, perché ce l'hanno identico a 2 euro, quindi per 2 euro va bene, 25 non li vale. Poi in un altro negozio di cinesi invece ho acquistato questa pallina di Natale, perché dovete sapere che il mio albero di Natale non è come lo fanno tutti, di un colore, due colori, chi lo fa rosso e bianco, chi solo bianco, no, io lo faccio di 1000 colori e con palline completamente diverse da una all'altra. Comunque in casa noi l'abbiamo sempre fatto così, e adesso che in questa casa sono da sola, il primo Natale da sola in questa casa, l'albero con a farlo come da tradizione, perché è un modo per non lo so, per avere un qualcosa dei Natali precedenti, ecco.
ho acquistato da Tiger, ne ho prese due o tre, queste qua a 2 euro l'una da 2,75 metri. Pensavo di applicarlo nella libreria, nella scaffalatura delle librerie che ho qua in camera per abbellire appunto, per decorare, e sì, ne ho prese tre. Poi ho acquistato da Mauris queste palline che in realtà non sono bellissime, però costavano 80 centesimi. E, le ho prese e ho detto magari le metto dietro l'albero. Niente di che, le ho acquistate così. Intanto Olivia ci saluta, vero Olivia? Senti tutti i rumorini di palline? Amore! Cosa c'è qui dentro? Poi non mi ricordo più dove ormai, però pagato pochissimo, era un set con 6 bastoncini, finti bastoncini di zucchero, io l'ho preso con mia sorella, 3 l'ho date a lei, cioè 3 se le ha prese lei e 3 le ho prese io, sono in plastica, quindi anche queste il gatto non le rompe, ha visto l'albero, perché dovete sapere che io in questi giorni ho fatto un po' una prova, quindi è 2 giorni che c'è l'albero montato senza niente, oggi ci ho montato le lucine per vedere se considera l'albero, e poi metterò le palline. Allora, l'albero senza niente non l'ha considerato per 2 giorni, ora ho messo le lucine e lei lo sta puntando, probabilmente vedrete in diretta la caduta di un albero, però vabbè, l'ho anche messo in un mobile altro in modo da non farcela salire, ma... Poi ho acquistato un sacco di palline da Tiger, che sono infatti qui dietro in questa montagna. Tiger ha delle palline bellissime e ha delle palline che costano 2 euro l'una. Le stesse palline o molto simili qua da me si trovano da Ghiomelli e costano 28 euro l'una, da Tiger 2. Quindi ho fatto vari round perché le cambiano sempre, non hanno sempre le stesse palline, e ne ho prese un po' e adesso ve le mostro. Allora, ho acquistato questo cactus, sono tutte palline in vetro, allora sì, ho preso questo cactus qua. Casomai vi metto delle foto su Instagram così potete vederle magari un po' meglio, perché dalla videocamera non so quanto si possano vedere bene. Poi, altro cactus che ho acquistato ma diverso dall'altro, questo forse mi piace un pochino meno. È questo qua, il cactus ciccione. Questa è una delle mie preferite in realtà, ed è il fenicottero che balla col tutù, è bellissimo, cioè questo è bellissimo. Un mio amico mi ha detto che è una roba pacchianissima, ma cioè è vero, sono talmente cheap che mi piacciono un sacco, cioè dai, è il tutù, bellissimo. Altra pallina è questa qua con la tartaruga che ha sopra il guscio tutta una fila di pacchi regali, questa qua, bellissima. Questa è una delle mie preferite, è il cavalluccio marino, questo perché io ovviamente amo l'estate, l'inverno non mi piace per niente e quindi ci doveva essere un qualcosa di mare nel mio albero. Eccola, lo sapevo, accendo il computer, che casino fa. Questa invece è una di quelle che mi piace un po' meno, però l'ho acquistata lo stesso, anche perché altrimenti l'albero non ha palline praticamente, ed è la manina questa qua di Fatima. Ultima pallina, questa è simpaticissima, ed è questo porcellino con le ali, è carinissimo. Ultima cosa acquistata che non è una decorazione natalizia, ma è una cosa di abbigliamento, acquistata sempre da Tiger a 2 euro, sono questi calzini con Babbo Natale, sono bellissimi, ehi, e più che altro sono veramente molto molto caldi e morbidi. Io ho acquistato insieme a questi anche, non so se riuscite a vedere, questi qua con il porcellino, e a parte essere molto simpatici, sono veramente molto molto caldi, sono comodi per stare in casa tantissimo, anche se sotto non hanno l'antiscivolo, e sono anche caldissimi per uscire. Io ieri sera sono uscita, li avevo ai piedi, ho avuto i piedi al caldo tutta la sera, quindi ottimi, costano solamente 2 euro. Quindi questi erano gli acquisti di Natale. Io vi lascio tra le schede
giù nell'info box, o comunque lo vedrete in anteprima qua perché il video sta finendo, la playlist con tutti i video che ho fatto dedicati al Natale. Ci sono delle idee fai da te per delle decorazioni, delle idee per dei regali di Natale, insomma tutta una playlist con dei video solo natalizi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!